miglior biglietto da visita è il vostro sorriso. Dental City, il nuovo studio dentistico, offre la gamma più completa di servizi e specializzazioni in ambito odontoiatrico. Il dottor Pasquali, specialista in ortognatodonzia, dirige uno staff altamente professionale che si avvale anche della consulenza delle migliori università italiane. Dental City, il miglior sorriso al miglior prezzo. Attenzione, se cerchi specialisti in ambito medico, chiama CityMed, centro medico specialistico. Tanti professionisti, esperti e con esperienza impegnati nella ricerca e nello studio delle più aggiornate tecniche e terapie mediche. Dental City e CityMed, a Monte Cassiano, presso il nuovo centro commerciale, in via Mainini 79. Siamo tornati di nuovo in studio, sempre con il dottor Lemme e il dottor Nicolini, per parlare della dermatite atopica nel bambino e nell'adulto. Dottor Nicolini, ecco, oltre ai probiotici che ha menzionato il dottor Lemme al termine della prima parte, ci sono altri integratori che sono efficaci per la cura della dermatite atopica? Sì, certamente. Diciamo, nell'ottica attuale in cui le famiglie sono sicuramente più acculturate rispetto al passato e quindi sono anche più propense, secondo me, anche a degli approcci non necessariamente farmacologici, direi che anche se in effetti sono stati sempre utilizzati gli omega 3 e omega 6 in precedenza estratti dal pesce o dal krill, quindi dai gamberetti, invece attualmente anche dalla canapa, dal lino, quindi hanno un ottimo effetto di andare un pochino a riparare questo difetto di barriera della pelle dell'atopico e poi soprattutto sono assolutamente innocui e privi di effetti collaterali. Ecco, come si riesce a capire se è dermatite atopica oppure è dermatite allergica da contatto? Allora, molte volte è proprio la sede che in effetti ci fa sospettare. Ad esempio, molte volte con l'anamnesi si riesce a capire che magari lo stesso atopico, però che ha una mansione lavorativa particolare, che viene a contatto con determinate sostanze, magari guarda caso, se lavora e è privo di guanti, ha questa dermatite limitata esclusivamente alle mani. Quindi in quel modo questo ci fa sospettare magari l'opportunità di effettuare dei test allergici per valutare la presenza o meno di un'allergia a contatto. Stessa cosa magari si può dire per una signora che ha introdotto magari una nuova crema cosmetica, un nuovo cosmetico che in qualche modo è la dermatite nuova, si localizza in questa zona, a volte anche abbastanza violenta, per cui questo ci fa sospettare un qualcosa in più, quindi un'allergia. Bene. Dottor Lemme, che cosa accade se non si cura la dermatite atopica? Quali possono essere le possibili complicanze? È importante, ecco, soffermarci anche su questo aspetto, perché in realtà la dermatite atopica può andare incontro a una serie di complicanze. Una possibile complicanza è quella dell'eczema erpetico. L'eczema erpetico è una manifestazione un po' più particolare rispetto all'herpes simplex, che un po' tutti abbiamo avuto modo di conoscere o direttamente o indirettamente, perché è molto più estesa rispetto all'herpes simplex e colpisce prevalentemente le aree che sono quelle tipiche dove si manifesta la dermatite atopica. Ma quello che va tenuto presente è che, oltre a tutta la manifestazione sintomatologica dell'herpes, che possiamo ben ricordare è abbastanza importante, c'è il fatto che assume a volte un'estensione tale che può evolvere, in alcuni casi molto rari fortunatamente, addirittura con un esito fatale, quindi è una complicanza che va tenuta presente e deve esserci molta attenzione dal dermatologo nel seguire appunto il paziente atopico, che pur essendo un paziente, come dire, che ha una patologia cronica ricorrente e quindi potrebbe portare a un atteggiamento rutinario, invece no, sempre è importante essere vigili, il dermatologo deve seguire periodicamente e costantemente il paziente. Poi non dimentichiamo quella che noi dermatologi chiamiamo la marcia atopica. Perché? Perché il paziente che ha la dermatite atopica e spesso manifesta successivamente due patologie, una è la rinocongiuntivite allergica e l'altra è l'asma, sempre ovviamente allergico. E anche questo è un aspetto un po' particolare, perché come abbiamo detto la dermatite atopica è una patologia non strettamente allergica, perché è una patologia determinata da un'alterazione della risposta del sistema immunitario naturale, la risposta immunitaria ritardata, THL2 per intenderci,
però ha spesso associato a questa manifestazione che appunto noi chiamiamo la marcia atopica, cioè l'associazione a volte di tutte e due, sia delle rinite allergiche che dell'asma allergico, o a volte una delle due. E quindi possono essere collegate rinite allergica, esatto, e dermatite atopica. Sì, sì. E mentre viceversa non sempre chi ha la rinocongiuntivite allergico o l'asma manifesta una dermatite atopica. L'associazione che si è vista invece per esempio è tra rinite, rinocongiuntivite allergica o asma e sempre per il meccanismo delle IgE in questo caso una sensibilità a alcuni alimenti come per esempio le noccioline o altri cibi. Quindi sono congiunte se si parte dall'aspetto della dermatite atopica, non è vero altrettanto il riscontro in caso chi ha, ripeto, la dermatite, diciamo così, l'asma o la rinocongiuntivite allergica, non è detto che debba avere la dermatite atopica. E per ultimo, tra le complicazioni, su questo non c'è uniformità nella società scientifica, però la statistica mostra che si è più soggetti a manifestazioni come per esempio infezioni fungine e a mio avviso questo ha anche un razionale, sempre facendo riferimento a quella alterata integrità della barriera cutanea, del mantello idrolipidico e pare anche una maggiore predisposizione alle manifestazioni come la verruca volgare per esempio, ecco. E poi non dimentichiamo che chi ha la dermatite atopica spesso va incontro a infezioni, infatti una delle complicazioni sono quelle forme che danno poi manifestazioni diciamo da Staphylococcus aureus soprattutto, a volte anche da streptococchi, e anche questa è una complicazione della dermatite atopica. Ecco, lei prima ha parlato di uso di probiotici in gravidanza, no? Quindi dottore, si può prevenire la dermatite atopica per il nascituro? In assoluto non è possibile, però sicuramente si può mettere da parte, se mi passa il termine, un tesoretto a difesa del nascituro e un aspetto è appunto quello dei probiotici. Se posso rubarle qualche minuto, certo. Vorrei aggiungere così un piccolo diciamo, suggerimento, input per anche le mamme che si approcciano all'allattamento. Perché soprattutto alcune società scientifiche americane, e noi sappiamo quanto gli americani siano molto, come dire, precisi e attenti sulle statistiche, hanno rilevato che un allattamento troppo prolungato possa in qualche modo predisporre il nascituro alla dermatite atopica. Viceversa, un intervallo da 0 a 3 mesi di allattamento al seno, parlo, pare che sia un intervallo temporale ideale per garantire diciamo una situazione di protezione, tra virgolette, presso il nascituro nei confronti della dermatite atopica. Quindi questi possono essere... Hanno diciamo, detto anche il perché, dottore? No, non hanno ancora individuato diciamo dei razionali su questo che è soprattutto uno studio osservazionale di quelle che sono le manifestazioni. Però sicuramente stanno lavorando in questo ambito e probabilmente a breve poi per capire poi termine, qual è l'esatta qual è causa, esatto. Ma sa, per esempio, loro stanno anche facendo delle altre osservazioni, come tutti sappiamo nella tradizione alimentare degli Stati Uniti e degli States ricorre molto spesso all'assunzione delle noccioline, peanuts sono molto molto frequenti. Sì, burro d'arachidi. Esatto, e quindi loro suggeriscono addirittura di far assumere già da piccoli queste noccioline perché sviluppano degli anticorpi proprio per evitare quel fenomeno che si diceva prima, cioè che alcuni alimenti possono in realtà influire, lo sono le arachidi, lo può essere il latte, eccetera, il frumento e quant'altro, ma a loro interessano le arachidi perché fa parte della loro certo. dieta quasi quotidiana, diciamo. Certo. Quindi questi elementi che abbiamo adesso visto stanno a significare che non c'è la certezza di prevenire in assoluto, come lei giustamente mi chiedeva, se c'erano soluzioni le potrei dire in assoluto no, ma comunque una buona probabilità di mettere delle misure di difesa sicuramente. Quindi può aiutare, sì. Ecco, nella prevenzione. Un aiutino, diciamo. Non c'è la certezza, però può aiutare. Possiamo dare un aiutino. Bene, bene. Dottor Nicolini, ecco, ci stiamo avvicinando alla stagione estiva, insomma, e per le persone che soffrono di dermatite atopica, la sintomatologia può migliorare oppure può peggiorare con l'estate? Allora, in teoria, con la stagione estiva, l'esposizione agli ultravioletti, di solito la sintomatologia migliora,
Tant'è vero che una delle terapie che si utilizzano nei pazienti atopici si chiama fototerapia, quindi esporre i pazienti durante il periodo invernale a una cabina che assomiglia un po' alle cabine estetiche, ma con chiaramente una modulazione estremamente accurata degli alti ultravioletti, dei raggi ultravioletti, tant'è vero che si utilizzano gli UVB a banda stretta che servono proprio in qualche modo a modulare la reattività cutanea e l'infiammazione. Quindi diciamo che gli ultravioletti sono sicuramente di beneficio, lo stare all'aria aperta ugualmente, però anche qui dipende da paziente a paziente, perché magari in soggetti estremamente reattivi magari l'eccessiva umidità, la sudorazione che molte volte riscontriamo nella nostra estate possono essere dei fattori peggiorativi. Invece i prolungati bagni dentro l'acqua del mare possono essere negativi o positivi? Anche lì diciamo bisogna stare attenti, perché in effetti intanto l'acqua del mare è tutt'altro che priva di batteri, quindi i soggetti atopici purtroppo sono sensibili alle infezioni cutanee. Molte volte capita spesso che i bambini abbiano quella che si chiama impetigine, che non è altro che una sorta di colonizzazione, anzi infezione batterica superficiale della cute, proprio dopo un bagno in acqua di mare, oppure magari dopo aver giocato in spiaggia con la sabbia. Quindi diciamo che in teoria l'estate è di beneficio per tutte le malattie in cui c'è questa tipologia di infiammazione cutanea. Però va fatto un distinguo da paziente a paziente proprio per questo, perché magari dipende, probabilmente ci sono dei fattori che conosciamo poco, magari il grado di attività cutanea, la severità dell'atopia e eventualmente anche probabilmente anche la composizione dell'acqua di mare. Certo. Invece, dottore, qual è la situazione in inverno? La persona peggiora o migliora? Sì, purtroppo, ecco, invece per quanto riguarda la stagione invernale abbiamo di solito un peggioramento, sia perché la cute viene più coperta di indumenti e sia perché il freddo purtroppo va a esacerbare quello che è una caratteristica atopica dell'avere una pelle estremamente secca. Tant'è vero molti pazienti si lamentano perché magari spogliandosi, levando i calzini, gli indumenti, la pelle si desquama con un fenomeno che si chiama ittiosi, dal greco squama, e quindi c'è già come caratteristica questa pelle estremamente secca, e quindi il freddo non fa altro che acuire questa sorta di predisposizione genetica della pelle. Lo stress, dottore, può essere un fattore scatenante o comunque peggiorare la dermatite atopica? Sì. Indubbiamente sì, perché in effetti intanto convivere con l'atopia comporta una serie di compromessi che il paziente deve accettare e che in qualche modo influiscono sulla qualità di vita, sia familiare che di relazione che lavorativa. E poi come per altre malattie in cui è coinvolto il sistema immunitario, indubbiamente lo stress probabilmente è un fattore scatenante con riguardo questa disreattività del sistema immunitario. E quindi molte volte serve proprio a riesacerbare la dermatite atopica. Bene. Dottor Lem, ecco, prima avevamo parlato di alimenti, ecco, ci sono gli alimenti che possono peggiorare la dermatite atopica, mentre altri che possono migliorare la dermatite atopica. Ecco, vogliamo dire quali sono quelli che possono migliorare, possono influire positivamente sulla dermatite atopica? Ma direi che fondamentalmente è un tipo di alimentazione, quella mediterranea, che può aiutare molto, importante soprattutto assumere alimenti che aiutino ad acquisire gli omega 3 e gli omega 6, che sono un po' quegli elementi costitutivi che sono carenti nel paziente che ha la dermatite atopica. Ma prevalentemente la variante che conta è proprio evitare una serie di alimenti, come prima aveva detto il dottor Nicolini, che possono peggiorare. Adiuvantibus, veramente al di là di questa integrazione degli omega 3 e omega 6 non abbiamo grandi alimenti che ci possano aiutare per migliorare o comunque attenuare la manifestazione della dermatite atopica. L'assunzione di vitamina D, dottore, può migliorare? Guardi, è pressoché ininfluente, cambia veramente poco. Ecco, se vogliamo proprio concentriamoci sugli omega 3 e gli omega 6, ecco, sicuramente bene. Sì. Bene, noi ci fermiamo per un'altra pausa pubblicitaria, restate con noi, torniamo tra poco sempre con il dottor Lemme e il dottor Nicolini per parlare della dermatite atopica nell'adulto e nel bambino e, come di consueto, nella terza parte con le domande dei nostri telespettatori. La Sanitaria Fogliardi, del tecnico ortopedico dottor Andrea Bellabarba,
Da oltre 80 anni al servizio del cliente con cortesia e professionalità, è specializzata nella produzione a mano di plantari su misura di ogni genere, con esame baropodometrico elettronico gratuito, statico, dinamico e morfologico. Negli storici locali di Via Esonzo ad Ancona vi aspetta un vasto assortimento di prodotti per l'ortopedia, corsetteria, elettromedicali ed ausili per disabili. Fornitore autorizzato ASUR Inail. Disponibilità di noleggio ausili ed elettromedicali. Locali sanificati 24 ore su 24, con tecnologia certificata. E da oggi possibilità di acquisto di diversi modelli di sanificatori di produzione italiana. Per informazioni 071 20 33 24. Nuovo polo diagnostico. A 25 anni dalla fondazione del Centro Medico Associati Fisiomed, nella sede storica di Via Natali 1 a Sforza Costa, dopo aver aperto centri medici a Corridonia, Tolentino e Civitanova Marche, il gruppo medico Fisiomed ha deciso di raddoppiare e rafforzare la sua presenza a Sforza Costa, aprendo una seconda sede, sempre a Sforza Costa, in via Giovanni XXIII, numero 8. Per info e prenotazioni 0733 20 28 80. Grandi Netti Tende progetta e realizza pergole bioclimatiche, pergotende, verande e tende da sole garantite dal prestigioso marchio internazionale Marchilux. Nei quattro punti vendita dislocati nella regione Marche troverete personale preparato che valorizzerà le vostre esigenze. Soluzioni originali ed eccellenti per valorizzare il vostro balcone, giardino, terrazzo o dehors. Approfitta del bonus fiscale e dello sconto in fattura del 50%, valido fino a fine anno. Grandi Netti Tende, pergotende e bioclimatiche è ad Ancona, Porto Potenza Picena, Pesaro, Grotta a Mare. Unifor SRL è l'impresa edile cui affidarsi per avere la garanzia di un lavoro a regola d'arte. Unifor è costruzioni edili, ristrutturazioni, cappotti termici, rimozione Ethernet, coperture civili e industriali, poliuree, poliuretani isolanti. L'impresa edile Unifor di Osimo usa isolanti ad alte prestazioni per intervenire nelle pareti e nel pavimento del sottotetto, riducendo rispettivamente del 30 e 60% la dispersione termica. Più valori al patrimonio immobiliare. Ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche con detrazioni fiscali del 50 e 65%. Sfrutta le vantaggiose possibilità dell'eco bonus 110%, sisma bonus, sconto in fattura e cessione del credito. Unifor SRL, via Fratte 10, Osimo.